programma più della televisione italiana, che è Bombo! Conduce in studio Franco Attanato. Pronto? Pronto, signora? Sono Franco Attanato. Franco D'Amato. No, Franco Attanato. Io faccio un programma che si chiama Kebabbo sul canale 32 di Mediaset Franco. Scusa, non ho capito bene. È strano. Allora, lei adesso farà un gioco a premi, un quiz, no? Ha dovuto cambiare voce. Le devo dire una cosa io. Sì. Se conosce un certo. No. Santoro. Santoro, aspetta. Franco. Che cazzo ne sa? Da dove viene lui? Ma che buone da me. Noi siamo di Roma. Di Roma? Sì, noi siamo una televisione di Roma. Senta, io volevo sapere se conosce un certo Basso Aldo. Signora, lei deve giocare, non mi deve chiedere se conosco i suoi amici, capisce? Vabbè. Questa gente non la conosco. Lei è stata estratta un numero a caso che abbiamo preso dal nostro cervellone. Quindi, cioè, deve essere contenta. 1000 euro in tasca, ne può vincere 50.000. Le passo la regia, non mi rompo più coglioni. Vada. Sì, buonasera, dalla regia. Buonasera. Salve. Senta, il gioco è questo: lei ha vinto 1000 euro. Mm. Franco le farà tre domande. Chi è questo Franco? È il conduttore. Ma come si chiama? Franco solo così? Attanato. Antanato. Sì, è la persona con cui parlava poc'anzi. Non è Franco Santoro. Non so di chi parla, signora. Lui è Franco Attanato. Vabbè, signora, senta qua. Allora, tre domande. Può vincere, pensi, fino a 50.000 euro quando lei risponde alle domande. E indovina? Mi deve dire sto come i pazzi. Come? Sto come i pazzi, che è il nostro slogan. Sto come i pazzi, bravissima signora, bravissima. Vabbè. Facciamo un applauso alla signora, per favore. Brava. Bravi ragazzi. Coglione. Allora, signora, lei come si chiama? Io mi chiamo Santina. Santina. Quando vuoi partiamo. Ci siamo, andiamo. 5 secondi, si va in onda, conti. Signora, attenzione. 5, 4, 3, 2, 1. Buonasera a tutti e benvenuti al programma più visto d'Italia oramai. Sapete tutti che io amo tantissimo fare questo programma, soprattutto quando ci sono ospiti d'eccezione come i Pooh, che vengono sempre ancora a trovarci. I Pooh sono stati qua anche ieri, purtroppo Battaglia è stato male, ha avuto la cacarella, quindi diciamo a sua moglie di non preoccuparsi, che sta tornando dal viaggio da Roma a Milano. Signora Santina, è ancora in linea? Sì, ma cosa devo dire io? Ma porca... Però signora, deve stare tranquilla, non deve agitarsi, ok? Devi sentire, sei Aldo. Chi è Aldo? Sei Aldo Basso. Non ho capito, signora. Io non conosco questo Aldo di cui sta parlando lei, capisce? No, perché dalla voce ci assomigli tanto. Ma signora, ma io sono un conduttore televisivo, capisce che non conosco questo Aldo? È uguale, lui. Aldo Basso. Perché mi sta dicendo di questo Aldo? Perché siccome è mio marito e mi sono sposata a Verona. Ma signora, ma a me non me ne frega un cazzo di quello che ha fatto nella sua vita. Devo portare avanti un quiz televisivo, capisce? Sì, va bene, avanti. Vuole giocare o non vuole giocare? Me lo dica subito, signora, non posso perdere. No, io gioco, se sono capace di fare quello che dico. Ele in questo momento è a tre risposte. Oddio. Gatte a mare. Ma chi lo sa? Gatte a mare. Caffè amare. Gattea melata o gattea buia? 30 secondi per lei, via. Domanda è. Caffè amare. Allora Lele, immaginiti questo Lele, signora. Io non lo conosco. Famoso buco di c***o, dai. Oddio, che cosa posso dire? Dove è andato in vacanza? Che per lui è Gardaland, dai. Non lo so. Gattea. Gattea bui? Per te buie. Brava, brava! Ha indovinato Santina, va a 10.000 euro in gettoni parpalli. Ma quanto è brava, signora? Insomma, mi arrangio in qualche maniera. È molto brava, signora, ma quanti anni ha lei, scusi? 72. Oh, ma facciamo un applauso a questa vecchia di merda, dai! Che se lo merita. Signora Santina, molto brava, andiamo subito alla seconda domanda, può scegliere fra mercanzia e geometria, scelga. Mercanzia. Questa era la prima parte. Vuoi sapere
come va a finire? Subito! E ora la seconda parte di Che Babbo! Buonasera a tutti e benvenuti al programma più visto d'Italia oramai. Al telefono c'è una concorrente che si chiama Santina. Pronto? Signora Santina, molto brava, andiamo subito alla seconda domanda. Puoi scegliere fra mercanzia e geometria. Scelga. Mercanzia. Bene. Ok, va brava. Bene. Allora, Madonna. Base. Perché? Ieri sera ero in stazione Tiburtina. All'interno ho trovato un toffa. Sa cos'è un toffa, signora? C'è un toppo? No, no, un toffa. Quelli che si pungono, signora. Ah, sì, quelli che si fanno, sì, sì. Brava, brava, signora, ha capito. Allora, secondo me, e secondo lei, io ho provato paura, dispiacere o voglia di farmi. 30 secondi per lei. Domanda è. Domanda è. Paura o piacere o cosa? Paura, dispiacere o voglia di farmi. No, voglia di farmi no, paura. E invece voglia di farmi, un applauso! Perché l'ha detta per prima, signora, un applauso! Lei va a 25.000 euro in gettoni verbali! Ma quanto è contenta? Contentissima! Mi deve fare l'urlo, sto come i pazzi! Sono contentissima! No. Mi deve urlare sto come i pazzi, signora! Sono contentissima! No, deve urlarmi sto come i pazzi! Sì? Signora, ma mi deve urlare, sto come i pazzi. Ma non posso tanto urlare perché sentono tutto le gente qua. No, ma mi deve dire sto come i pazzi. Ah, stop come i pazzi. Un applauso, sto come i pazzi, bravissima signora, bravissima. Ne rimane l'ultima. Sì. L'ultima è molto semplice, che è geometria. Geometria? Sì. Secondo lei è più profondo l'oceano Atlantico, il lago di Iseo o il buco di culo di Belen Rodriguez? 30 secondi per lei. Il buco del culo di culo di Belen. No, non lo ricordo. Lo deve dire bene, signora, se no perde 50.000. È il buco del culo di Belen. Di Belen Rodriguez. Rodriguez. Un applauso. Belen Rodriguez. Signora Santina, lei ha vinto 50.000 euro in gettoni farfalli. Grazie mille. Signora, è la numero uno lei. Allora, Pogliona. Signora Santina, così vince dei soldi, tanti soldi. Per quanto riguarda i soldi, adesso le passo la regia. Ale. Sì. Che le spiegherà come fa a vincere. Vai, il premio, ok? Sì. Lei mandi un bacione qui alla televisione a tutti i telespettatori che l'hanno un guardata. Un bacione a tutti. Fino adesso. E anche a tutta la televisione. È una buona. E la ringrazio con tutto il mio cuore. E possiamo dare anche un buona Pasqua a tutti. E buona Pasqua. Un buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti, la ringrazio con tutto il cuore. Arrivederci, signora. Noi rimaniamo qua dopo la pubblicità. Siamo ancora sempre solo Che Babbo. Sì, grazie. Grazie mille. Pronto? Pronto. Buonasera, signora Santina. Buonasera. Salve dalla regia, complimenti. Lei ha vinto 50.000 euro. Sì, sono contentissima. Signora, scusi. C'è un problema. Mi dica. Signora, abbiamo fatto purtroppo una festa noi. Sì. Questa mattina abbiamo fatto la festa di 6 mesi di televisione. Sì. Purtroppo abbiamo speso i suoi 50.000 euro per comprare le pizzette, le Coca-Cola, presente? Quindi sì, sono finiti i soldi. Sì, sì. Se dovessimo darle in cambio un altro premio. Sì. Andrebbe bene per lei? Sì, fa lo stesso. Le potrei dare un giorno e mezzo di vacanza? Sì. In Australia? Australia è bello. Per due persone. Per due persone? Sì. Va bene. Sarebbe un giorno e mezzo, quindi lei parte, va lì, poi sta lì un po', nel senso aspetta già che torna l'altro aereo, aspetta l'aereo per tornare indietro. Però comunque nel senso dall'aereo guarda un po' sotto com'è l'Australia, nel senso è molto piacevole come cosa. Dove sarebbe? Australia? Sono 12 ore di volo, signora. 12 ore di volo. Sì, in aereo. Fa 12 ore per andare, poi sta lì tipo una mezza giornata, no? Sì. È meglio che poi sta in aeroporto, che non si allontana ancora, perde l'aereo.
beve un caffè, mangia un panino, che cazzo ne so, fa quello che vuole, poi prende l'altro aereo e torna indietro. E fa così un giorno e mezzo di volo. Un giorno e mezzo di volo, sì. Signora, quindi mi raccomando, venerdì mattina 5:16 davanti all'aeroporto di Verona. Sia puntuale, per favore, signora, dai. La salute e buona Pasqua, signora, salve. Arrivederci, buona Pasqua. No, 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 io venerdì vado all'aeroporto. Domani io vado all'aeroporto. Tanto ci passiamo per andare a Jesolo.